voglio parlare un po' della situazione internazionale e sui compiti che abbiamo, un po' su inevitabilmente sull'Ucraina, Nicaragua, anche Brasile e poi Andalusia nel sud della Spagna, dove ci sono buone notizie. E per caratterizzare un po' e vedere i compiti che avevamo di solidarietà per riferimento all'invasione dell'Ucraina, credo che la prima idea è che non sono 3 mesi, sono 30 anni di tensione, conflitti, problemi politici in quella area geografica, e adesso con lo shock della guerra, la campagna mediatica che l'accompagna, questa idea della guerra, del bene, quello che lottano per i valori europei contro la guerra contro il male, no? Questa tra virgolette barbarie asiatica che rappresentano i russi, questo ambiente anche neomacartista che c'è, e questo consenso intellettuale dove non si può criticare il ruolo dell'imperialismo occidentale, ha portato purtroppo il settore della sinistra a nascondere un fattore fondamentale, no? Che è in questa crisi la responsabilità che ha non soltanto il neoimperialismo zarista, che diceva prima Francesco, di Putin, ma anche quella dell'estensione della NATO verso l'est alla fine della guerra fredda, che non è finita infatti, e contro tutte le promesse di scioglimento che non è mai arrivato dopo gli anni 90, che non soltanto hanno integrato vecchi, come sapete, vecchi stati di influenza sovietica dell'Europa dell'Est, ma anche proprio alcune ex Repubblica Sovietica stesso, no? Ovviamente è sempre più comodo per l'establishment europeo far politica contro la Russia, perché in questo genere di tensione storica con loro è molto più facile nascondere che la crisi economica, la disuguaglianza nord-sud nell'Europa stessa e la crisi del debito, il Brexit, la crescita del populismo reazionario e la crisi migratoria, eccetera, no? E poi anche i rapporti euro-americani, dove gli americani hanno bisogno di conflitto e la tensione in Europa per giustificare proprio l'esistenza stessa della NATO, no? A mio parere, credo che la lotta contro la NATO in Ucraina è il compito degli ucraini, ma poi l'adesione alla NATO è un problema politico vero per riferimento a questo conflitto attuale, e non si può ridurre soltanto una questione democratica. C'è un problema quando il tuo paese più vicino è contrario a questa estensione. Ovviamente questa guerra non soltanto solleva interrogativi, ma nel mio avviso anche ci apporta alcune certezze. La prima è che comunque finisca questa guerra è già di per sé una grande opportunità per la NATO in generale, per gli Stati Uniti in particolare, da tutti i punti di vista che mi pare, no? Primo perché dopo una situazione di crisi interna si ricostruisce la coesione dell'organizzazione, e anche con possibilità di anche integrare svedesi e finlandesi, che hanno una lunga tradizione neutralista. Questo ha permesso a questa organizzazione, che qualche mese prima era in morte cerebrale, come aveva detto Macron, no? E poi c'è un grande business, ovviamente, per le fabbriche di armi, che non sono soltanto un business per gli americani, gli europei, ma anche per i propri russiani, cinesi, eccetera.
anche perpetuo la NATO come principale strumento di dominio politico nordamericano sul continente europeo. Si rompe ogni logica di rapporto collaborazione con la Russia a livello economico. E poi anche c'è la possibilità di aumentare in una forma drammatica il budget militare nel complessivo dell'Europa e in particolare nella Germania. Ogni persona che ha un po' di senso della storia deve essere molto preoccupati di vedere che entro qualche anno la Germania diventerà la prima potenza militare del continente, no? E anche a livello americano è anche un business dal punto di vista dell'energia, anche dei cereali, eccetera, no? E c'è un grandissimo casino economico per l'Europa, ovviamente anche per l'inflazione in tutti i paesi. In questo quadro, come caratterizzare un po' la natura politica, diciamo, di questo conflitto, questo confronto militare? Purtroppo ci sono due campismi, coloro che vedono soltanto il risultato dell'ampliazione dell'imperialismo occidentale contro la Russia e coloro che vedono soltanto una guerra di liberazione nazionale legittima, ma che dimenticano l'altra parte. Io credo che c'è un rapporto tra le due cose e credo che sia campista soltanto vedere un lato e non vedere l'altro. No? Io credo che ovviamente è una situazione complessa, ma dove c'è un rapporto. No? Se no non si capisce nel mio avviso. Allora, credo che, come diceva prima Francesco, dovevamo essere capaci di differenziare tra gli obiettivi legittimi dell'esercito ucraina all'invasione e sostenendo soprattutto la sinistra debole ma esistente in quel paese che lotta per la sua sopravvivenza come nazione legittima e per l'altra vedere che c'è anche una guerra della NATO indiretta per procura per addebolire fino in fondo la Russia perché è un nemico geopolitico in legame con il nemico principale dell'imperialismo USA che è la Cina, ovviamente una potenza molto più dinamica dal punto di vista economico, no? E dall'altra parte questa caratterizzazione fa emergere dei compiti per la sinistra occidentale. In primo luogo questo sostenimento della resistenza ucraina, poi il sostenimento del disfatismo rivoluzionario dell'opposizione russa alla guerra, alla stragrande maggioranza della quale è socialista o liberale di sinistra o libertaria, se volete, e poi opporsi anche all'intervenzionismo della NATO e fondamentalmente di quello di Washington e di Londra. La questione delle armi è una questione molto complicata perché dal punto di vista politico astratto ovviamente uno stato sovrano ha diritto alle armi per difendersi in un'aggressione imperiale, ma nello stesso tempo non possiamo ignorare il fatto che il movimento operaio non ha delle armi oggi e che quello che forniscono le armi sono le potenze che hanno una responsabilità politica nell'origine di questo conflitto e non possiamo ignorare questo fatto. Per questo noi siamo critici degli invii di armi dello Stato, degli Stati che fanno parte della NATO. Allora,
per andare via più veloce. Qual è il ruolo, qual è, che ci dice sull'Europa questa guerra? In primo luogo credo che rende manifesta un'ipocrisia scandalosa per riferimento alla questione dei rifugiati. Non è la stessa cosa quando sono biondi a occhi azzurri che si sono bruni con gli occhi foschi anche se sono musulmani, eccetera, no? Allora, non possiamo che essere contenti di vedere l'accoglienza dei rifugiati, ma c'è una ipocrisia enorme per riferimento a tutti quanti che sono partiti lì, i conflitti che hanno cominciato le potenze occidentali nel Medio Oriente, per esempio, no? E tutti i drammi che conosciamo qui in Grecia, eccetera, no? Secondo luogo, mi pare che non possiamo dimenticare che c'è questo ambiente neomagartista per remilitarizzazione a livello europeo, dove il sentimento di solidarietà con gli ucraini è utilizzato per fornire un argomentario remilitarista. No? Terzo, mi pare scandaloso che a livello europeo la chiusura dei membri russi con l'argomento che fanno la propaganda del Cremlino, quando fanno più o meno la stessa cosa la BBC, la CNN, eccetera, e anche senza nessun dibattito pubblico e con una logica diciamo di eccezionalità antidemocratica. Mi pare molto, molto pericoloso. In particolare adesso che il Regno Unito viene di deportare Julian Assange per fare un giornalismo critico e così parlare dei crimini di guerra, ma soltanto si può parlare dei crimini di guerra dei russi, ma non degli americani, no? In Europa. Allora, e finalmente c'è il sostegno dell'Unione Europea a il bando di 12 partiti presumibilmente filorussi nell'Ucraina. Mi pare un scandalo politico enorme quando si parla che sosteniamo l'indipendenza dell'Ucraina perché è un Stato democratico, alla differenza della Russia autocratica di Putin. No? Insomma, questa logica di eccezionalità che sovverte la norma, insediata nel mondo almeno dall'11 settembre 2001, è in avviso molto inquietante della logica liberticida dello scenario globale, dove al di là della crescita enorme delle ineguaglianze sociali, la crisi del medio ambiente, il cambiamento climatico, eccetera, la crescita dell'ultradestra, la destra radicale, è uno dei principali problemi nel nostro confronto. No? Allora, che tipo di solidarietà? Noi avevamo fatto la solidarietà con la sinistra, non soltanto ucraina, ma anche russa, e avevamo fatto in particolare da anticapitalista sul sostegno economico per loro, è stato un grande successo. E avevamo rapporti molto fraternali e con gli ucraini anche i russi. Allora, per riferimento all'altro campo di lavoro dove sono più impegnato quest'anno è anche la solidarietà con la Nicaragua. Questo è un problema politico maggiore per noi, perché sì, nel sud dell'Europa c'è un'impostazione piuttosto campista per riferimento al conflitto dell'Ucraina, in America Latina è la stessa cosa con Nicaragua, perché c'è una lunga tradizione di solidarietà con i sandinisti e c'è una sinistra, anche dei movimenti sociali, che sono opposti a ogni critica della repressione del regime di Ortega e compagnia, no? E Murillo.
lei è anche peggiore che lui. Allora, avevamo messo in posto un forum internazionale di solidarietà con i prigionieri politici del Nicaragua, con la partecipazione di esponenti della Quarta Internazionale e anche storici dirigenti rivoluzionari e guerriglieri del vecchio FSLN stesso, come Monica Valtodano in particolare, che lei è una dirigente storica molto, molto conosciuta. E vogliamo organizzare anche un sostegno a lei perché faccia una tournée internazionale per discutere la situazione politica nel Nicaragua, anche se sarà anche vogliamo creare dei comitati di solidarietà con la sinistra di Nicaragua in parecchi paesi dove c'è una dinamica storica di solidarietà con loro. Alla luce dell'iniziativa di un altro gruppo di sinistra latinoamericano, vogliamo aggiungerci a una caravana e una manifestazione nella frontiera tra Costa Rica e Nicaragua il 6, 7 e 8 luglio, con la partecipazione dei parlamentari dei vari paesi, e finalmente organizzare una conferenza di stampa internazionale una settimana prima della caravana per dare un po' di pubblicità a questi iniziativi. Poi c'è l'altro campo che vedrà l'anno scorso, che è la lotta per sostenere la lotta in Brasile verso le elezioni politiche, perché è presidenziale, perché c'è una minaccia vera di colpo di Stato di Bolsonaro e di una parte dell'esercito brasiliano in caso di vittoria di Lula. E non avevamo nessuna illusione sulla natura di un ipotetico governo Lula, ma nello stesso tempo siamo coscienti del pericolo grande di involuzione politica nel paese e il suo peso enorme a livello continentale e internazionale, e vogliamo già cominciare questo sostegno alla sinistra brasiliana in caso di involuzione a questo livello. Forse ne parleremo l'anno prossimo alla vostra prima università d'estate, per la quale mi rendo alla vostra disposizione per aiutare a costruirla. Io all'inizio nello Stato spagnolo di anticapitalista io ero stato il primo organizzatore responsabile politico della nostra università d'estate, e allora sono alla vostra disposizione per qualche aiuto se volete. Una buona notizia che ci arrivava la domenica scorsa dal sud, il successo importante per gli anticapitalisti di Andalusia le due deputate di Adelante Andalusia, che è questa alleanza più larga ma sviluppata da anticapitalisti Andalusia. E guardate un po' il quadro generale, è molto importante perché l'Andalusia è la regione più grande della Spagna, e dove si apre tutto un ciclo elettorale generale, no? È una sorta di test politico per vedere i rapporti di forza a livello complessivo, no? Allora, il quadro generale è un successo enorme, purtroppo, del Partito Popolare, la destra per la prima volta una maggioranza assoluta, è un vero colpo per il governo Sánchez, questo è molto chiaro. C'è la scomparsa dei Ciudadanos, questi qualanchisti della Spagnola, diciamo, sono già emarginati completamente del quadro politico spagnolo e sostituiti dai neofranchisti, i neoreazionari di Vox. C'è un indebolimento, c'è un vero crollo dei socialisti, perché storicamente l'Andalusia era il bastione del Partito Socialista Spagnolo. C'è un indebolimento di Por Andalusia, questa coalizione che ha messo in mosso Izquierda Unida e Podemos,
è un successo relativo ma importante per noi ad Andalusia e in particolare una campagna molto buona, molto dinamica di Teresa Rodriguez, in particolare nel suo confronto dialettico contro la destra e in particolare la estrema destra di Vox. Allora, l'emergenza del Vox a livello nazionale è cominciata in Andalusia nel 2018 nelle elezioni anche andaluse e da quel momento in poi la estrema destra non soltanto è riuscita a mantenere un trend elettorale in crescita a livello complessivo, ma soprattutto ha avuto la capacità di condizionare gran parte del dibattito pubblico generato. La stessa dinamica è dappertutto in Europa e nel mondo. L'ossessione dell'estrema destra è stata quella di definire l'agenda politica attraverso le sue particolari guerre culturali contro la memoria democratica, il femminismo, le donne, i migranti, i minori non accompagnati, l'istruzione e le sue nevrosi identitarie ultranazionaliste spagnole, eccetera. La campagna 2018 è stata quella della Reconquista, per riferimento alla lotta contro il dialogo nel Medioevo, suscitando una sorpresa e avviando un ciclo elettorale che gli ha resi in meno di un anno la terza forza politica nel Congresso dei Diputati. Nella campagna elettorale andalusa, credo che forse il successo più importante di Teresa Rodriguez e dell'Alternanza Andalusia è diventato un buon esempio di come combattere la capacità dell'estrema destra di segnare il dibattito pubblico in un'elezione. Sì, è vero che Vox ha migliorato il suo risultato del 2018 in due posti parlamentari, è la prima volta dove ha sceso al di sotto di quanto era previsto nei sondaggi stessi. Normalmente era il contrario, nei sondaggi era molto meno e poi i risultati finali erano molto più grandi e questa volta è all'inverso. E questo ha molto da vedere con il confronto dialettico che ha fatto Teresa contro di loro. Per finire, l'altro elemento molto importante è che Adelante Andalusia ha smantellato in parte il discorso di Vox e grazie alla sua coerenza e legittimità si è dimostrato l'unica forza indipendente dalle politiche della Giunta d'Andalusia, del governo della regione e del governo centrale, perché ovviamente sì, quelle forze che fanno parte del governo Sánchez sono legate alle sue politiche, non hanno l'indipendenza politica per il confronto contro la destra e la estrema destra. E non si è presentato con l'ambizione di essere la gamba sinistra del sistema bipartitico, ma piuttosto di rompere con esso sulla base di un impegno anche per la sovranità andalusa. Questa idea di una forza che anche si preoccupa degli interessi specifici della zona. No? E la domanda è chiara, cosa sarebbe successo senza Teresa Rodriguez? Non sappiamo, ma in ogni caso è abbastanza chiaro anche per i giornalisti critici, eccetera, questo ruolo che abbiamo detto. Allora, abbiamo avuto queste due compagne, Maria Isabel Mora Grande e Teresa Rodriguez, ma purtroppo per pochi migliaia di voti non avevamo avuto un terzo diputato a Malaga. Allora, avevamo buoni risultati. Questo è molto importante per anticapitalistas in Andalusia, l'insieme della Spagna e mi pare a livello internazionale. Grazie mille compagni.